Corde, catene, ferri incandescenti, fanciulle incatenate e ogni genere di strumenti di tortura nelle mani di un folle criminale. Su questi elementi il regista Marino Girolami ha puntato la sua macchina da presa per il film Eros e Thanatos. Vabbè, pronti, vai. Girolami? Sì, ancora una prova. Sì. Il copione abbonda di delitti, raccapriccianti piuttosto. Allora è un film dell'orrore. No. No, non è un film dell'orrore. È un film giallo? Neanche. Cos'è allora? Lo devo dire. È un film psicologico. Cioè l'indagine psicologica di questi individui che hanno commesso questi delitti, insomma. Proprio è una ricerca, quello che ha condizionato la mentalità di questa gente a commettere questi delitti. Quindi non è né giallo, né orrore, né sexy, niente di tutto questo. Lulli? Questa è la storia di un avvocato. Si sente Perry Mason? No, Perry Mason, no. È un illustre, ricco professionista americano. Io sono un avvocaticchio che racimolo qualche difesa d'ufficio e vivo così modestamente, dedito all'alcol, con una compagna, una entrepreneuse di infimo ordine. Però trovo in questa difesa d'ufficio una ragione d'esistere, una ragione di vita, perché si ripresenta un'altra volta lo stesso caso che ha condannato mio figlio e non fui capace di strapparlo all'ergastolo.